Buonasera, buonasera, grazie, che con grande piacere, anche con un senso d'onore, che sono qua a presentarvi e introdurvi il regista del film Marco Risi e il protagonista, non si può dire troppo perché sennò si spoiler, ma veramente un grande protagonista della, come vedete, del film, un grande personaggio complesso, sfaccettato, meraviglioso, Alessandro Fella. Bene, Marco Risi lo conoscete probabilmente tutti, è un regista di grande eclettismo, ha fatto un po' di tutto, ha occupato a 360 gradi quella che è la cinematografia, nostra cinematografia, figlio d'arte, tra l'altro il confronto non credo che sia casuale con il protagonista che si chiama Dino. Ci sono le poesie, non voglio raccontare troppo, dello zio di Nino Risi, ci sono delle poesie molto belle che vengono lette, scritte da uno dei protagonisti. Per questo hanno detto che è un film poetico. Per questo hanno detto un film poetico. Sì, il titolo è poetico, ma in realtà è una questione un po' meteorologica, no? Appunto elogiata, quello di passaggio di stato fisico, una cosa dell'altra, che affronta però un tema molto potente, molto forte, che ci riguarda tutti in maniera diretta, che è quello della vecchiaia, no? La vecchiaia che ormai la terza età, quarta età, quinta età, quello che è, che sembra ormai raggiunta grazie alle meraviglie della medicina, ma in realtà resta un problema enorme, c'è un problema esistenziale, perché la vita va avanti, ma il corpo non sempre segue la vita, e non sempre lo spirito, la volontà segue la vita. Comunque, Marco, ecco, questo è un film potente sulla vecchiaia, potente ma poetico. Perché hai deciso di affrontare? Sì, ma è sulla vecchiaia fino a un certo punto, perché secondo me è un film, sì, sui vecchi ma per i giovani. Assolutamente. Perché quei due che capitano in questa casa all'inizio hanno, naturalmente guardano a questi vecchi quasi con fastidio, immaginando di dover fare chissà che cosa, di annoiarsi anche, di stare con questi, come una punizione, li hanno mandati lì, che è sempre meglio che andare in prigione, però non è che sono proprio beati in quella situazione. E anche i vecchi all'inizio li guardano con un po' di sospetto. E ho deciso di fare questo film perché mi girava nella testa già da un po' di anni, da una quindicina d'anni, quando avevo incontrato uno che poi è diventato uno scrittore anche abbastanza conosciuto, che si chiama Enrico Galliano, a Pordenone, che mi ha raccontato la sua esperienza in una casa di riposo in alternativa al servizio militare tanti anni fa, e aveva scritto anche delle cose, e quelle cose lì mi avevano incuriosito parecchio, insomma ci tornavo ogni tot numero di tempo, di anni, ci tornavo sopra, però non riuscivo mai a trovare la quadra giusta per la sceneggiatura, fino a quando poi nel 2019 ci siamo chiusi in questa casa che ho al mare e abbiamo buttato giù finalmente una scaletta che mi convinceva e abbiamo cominciato a scrivere prima del Covid. Il film, anche vedrete all'inizio il cartello, si svolge perché sarebbe stato impossibile girarlo oggi come abbiamo fatto, cioè nel 2022-23 senza le mascherine in una casa di riposo dopo quello che è successo. Quindi l'abbiamo ambientato nel 2018 e siccome racconta un anno di storia, perché lui viene condannato a un anno in quella casa di riposo, finisce appunto nel 2019, dopo alla fine rimanete, perché alla fine proprio sui titoli di coda c'è un po' quello che è successo anche lì. Non lo so, è un film, adesso vi posso dire un po' genericamente perché non vi voglio raccontare cose che poi vedrete nel film, però è un film che è partito un po' così, perché è un film anche, se vogliamo, un piccolo, che è come un peschereccio che esce circondato dalle portaerei, con film che escono con 400 copie, 280, e invece questo qui è uscito non con tante copie, però piano piano, soprattutto il sabato, è come se si fosse un po' sparsa la voce.
e mi hanno detto addirittura che più di una volta in certe sale, anche a Roma è successo, lui mi ha detto anche ieri qua, senza di noi, senza che noi andassimo, quindi il pubblico si sentisse obbligato ad applaudire, ci fosse un applauso alla fine della proiezione, cosa che a me non è che fosse successa tante volte. Mi era successo una volta con Il muro di gomma, mi ricordo al cinema Eden, mi dicevano che applaudivano alla fine delle proiezioni ogni tanto. Ed è una cosa bella perché non succede spesso. Quindi io intanto devo ringraziare voi perché siete qui questa sera, che è lunedì, di solito non si esce neanche tanto volentieri. Poi fa freddo, uno sta a casa, guarda la televisione, invece andare al cinema, che secondo me è la cosa più bella del mondo. È bello perché voi non vi conoscete con i vicini, con le cose, però partecipate tutti quanti a una cosa quando si spengono le luci. Io me lo ricordo fin da bambino, era un'emozione fortissima il cinema. E poi sembra di stare lì, sembra di stare dentro questa cosa, questo telo che adesso è diventato un'altra cosa, bianco, ed è bello perché si partecipa e si condivide appunto con degli estranei un'emozione che porta dritto al cuore. Qualcuno mi ha detto che questo film è un po' come un abbraccio. Ecco, quello che vi posso dire è se vi va, se vi lasciate andare, e potete anche ridere, perché si ride anche spesso, si sorride molto, ma si ride anche qua e là, e poi c'è anche un po' di dolore, come giusto che sia. Senti, ecco, invece lui, ripeto, senza spoilerare, perché è tutto da godere questo film, perché ha tante sorprese, tante piccole sorprese, ecco, lui è un personaggio, parte, un personaggio molto difficile da interpretare, a mio avviso, non sono un attore, ma credo che sia molto difficile, perché parte come veramente uno stronzo, cioè uno da odiare, uno di quelli... e poi, cioè, per quanto si può raccontare, c'è una fortissima redenzione. Ecco, qual è il tuo personaggio? Ma innanzitutto grazie, veramente bello e emozionante vedervi qua con noi, cioè nel senso che non me lo aspettavo, lunedì sera, così tanta gente, forse questo passaparola di cui hai parlato tu Marco veramente sta funzionando. Noi non abbiamo tanti mezzi purtroppo per promuovere questo film, ce la stiamo veramente mettendo tutta, Marco non so quanti treni hai preso, non ce la fa più, no scherzo. No, però veramente domani siamo a Bologna, poi Perugia, ci teniamo a stare vicini a voi perché apprezziamo tanto, veramente grazie di cuore. Grazie Luciano, veramente. Ieri siamo stati al Lux di Roma, era pieno così, forse anche più pieno, e veramente emozionante. Tornando alla domanda, allora, quando ho vinto il provino per questo film, come ti ho detto prima fuori, cioè, io faccio una sorta di Marco da giovane, non che sia vecchio, no? Però vecchi sono là. La prima volta che ci siamo visti, Marco, per rassicurarmi, ha detto: mi raccomando, tu fai una sorta di me da giovane, Dino è mio padre. Fai tu, io ho detto: Madonna, il mio primo film. Però poi mi sono lasciato un po' prendere per mano insieme agli altri, insomma, agli altri attori del cast. Ho avuto la fortuna di lavorare con degli attori con più di 60 anni di esperienza. Per me questo è il mio primo film per il cinema. E quindi, che dire, sì, è un film molto delicato, il mio personaggio è molto difficile. La difficoltà che ho trovato è stata la continuità, perché poi comunque, come diceva Marco, non è un film con un grandissimo budget. Noi giravamo tante scene al giorno e magari un giorno ti ritrovi a fare la scena 2, la scena 35 e poi la scena 17, dove sono? Non lo so, visto che si parla comunque di un cambiamento, la difficoltà è stata quella, spero in qualche modo di esserci riuscito, poi vediamo poi a fine film che direte. Comunque grazie di nuovo, io sono molto emozionato sempre, e niente, buon film. Allora, non si può spoilerare, però è un film fatto di tanti dettagli, ecco, di tante storie e di tanti dettagli. Allora... Dettagli, infatti, fate una cosa, state attenti anche ai silenzi e agli sguardi. Ci sono degli sguardi molto importanti, quelli suoi, per esempio, quelli anche dell'altro. C'è l'altro, per esempio, all'inizio, che proprio quando sta nella stanza della Erika Blank,
c'è un momento in cui capisce che questa follia anche di questo personaggio, di questa donna, di questa cosa, di questa vecchiaia, dove lei proprio non... E capisce che forse quella roba lì a lui un po' lo affascina, gli piace, insomma, lì forse decide che prolungherà il suo periodo di rimanenza all'interno di questa struttura. Comunque, no, diciamo, i dettagli sono tanti, sì. I personaggi sono favolosi perché appunto sono tutti grandi attori o comunque grandi caratteristi del cinema italiano. Appunto, grandi attori di teatro, soprattutto di teatro, De Francovic, Ero Spagni, Gigi Diberti, anche Maurizio Micheli, insomma, un cameo meraviglioso per noi torinesi di Binasco. Già, molto bello. Comunque è un attore, qua lo vedrete, eccetera, eccetera. E poi tanti dettagli, perché chi ama la letteratura come me, sono disseminati. Per esempio, c'è un omaggio esplicito a Chekhov, ma proprio più che esplicito, perché tornano i racconti. Perché era lo scrittore preferito di mio padre anche. Lui leggeva molto Chekhov, perché erano medici tutti e due. Chekhov era un medico, anche mio padre era stato medico, laureato in medicina, ma poi ha deciso che... perché lui si stava specializzando in psichiatria, però è andato nel manicomio di Volterra e ha detto no, non fa per me, meglio la pazzia del cinema rispetto a quella che ha fatto. Sì. Poi c'è un omaggio appunto allo zio, Nello Risi, grande poeta, e beh, questo lo vedrete esplicito perché ci sono queste poesie. C'è un omaggio velato, secondo me, a una cosa straordinaria, a un grande personaggio della letteratura austro-tedesca, che è Robert Walser, autore di quel meraviglioso racconto, La passeggiata, che se non avete letto, leggetelo. E questo personaggio, questo grande scrittore appartato, passò gli ultimi anni della sua vita in una specie di manicomio, perché anche lui era considerato una specie di matto, e muore camminando nella neve. C'è questa fotografia che è iconica per la storia della letteratura austro-tedesca, ci sono queste orme nella neve, poi il cadavere di Walser abbandonato, quasi sereno, e non dico di più, però... già ti sei allargato. No, parlavo di Walser. Di Walser, esatto. E poi grandissimo omaggio a uno dei personaggi più fantastici della storia del cinema, Buster Keaton. Buster Keaton, che si vede sia come immagine, poi c'è Dino che parla con un ventriloquo, forse tuo padre che parla con un che sottolinea la grandezza di questo comico con la faccia di pietra che non ride mai ma fa morire dal ridere. E poi un piccolo fotomontaggio, vedrete in questa fotografia, di una locomotiva vista davanti, dove c'è poi il volto di non diciamo di chi, e non quello diciamo è di... un omaggio al generale, film stupendo di Buster Keaton. Dove lui è tra l'altro un soldato sudista, cioè un sudista che anche questo è particolare. Va bene, basta perché sennò ho capito che lui sta tentando di... era partito che non voleva dire niente. Non voleva dire niente, ma l'ho visto ieri e mi è piaciuto tantissimo, ma veramente tantissimo. In certi momenti mi sono veramente commosso, ecco, faccio un coming out, mi sono commosso, mi venivano fuori... gran film, veramente un gran film. Tocca. Aspettiamo. Sarete d'accordo con me? Io non vi dico niente, però noi adesso dobbiamo andare a una cena che non finirà in tempo per tornare qui. Però voi, quando finisce il film, aspettate 3 minuti, se facciamo in tempo torniamo, se no andate a casa e poi mi faranno sapere se vi è piaciuto. Va bene? Buona visione, grazie.